Ancora buongiorno a tutti gli amici di Billiard Channel, ancora in diretta per offrirvi una bellissima partita. Il campione del mondo in carica, Leandro Martinotti contro Rocco Summa. Alla regia William Bardone, alle soggettive Mirko Bianchi. C'è stato un cambio da un punto di vista della regia. Non è ancora giunto accanto a me il mio socio Gianluca Nascimbene. La partita è del gruppo D, siamo al terzo turno e si affrontano appunto l'italiano Rocco Summa e il campione del mondo in carica Alejandro Martinotti, che ha vinto il titolo mondiale nell'ottobre del 2017 a Nogoshea in Argentina. Quindi è chiamato a difendere il titolo, lui che non è partito benissimo in questo mondiale perché ha perso contro un connazionale al primo round, il connazionale da Silva, Luis da Silva, ha regolato Martinotti al primo incontro all'esordio al mondiale per un 3-0. Non perfetto l'acchito di Rocco Summa, che offre subito la possibilità a Leandro Martinotti di poter battere una raddrizzata. Guadagna 4 punti nel primo tiro a Leandro Martinotti e ottiene anche una difesa centrale. Il mio socio colpevolmente in ritardo, ho già detto Gianluca del gruppo D, quindi siamo nel gruppo D, gli altri giocatori che fanno parte del gruppo D sono appunto, uno ve l'ho citato, è Luis da Silva, che ha avuto la meglio al primo round ieri di Martinotti, Juan Carlos Montes de Oca, appunto Rocco Summa, Berner, che sarebbe il tedesco, Timar, un ungherese, Christophsen, che è l'altro danese di cui mi ha parlato davvero molto bene Luca Garavaglia, che secondo lui è il più forte di tutta, e Gether, Gerard Gether, che è il lussemburghese. Rocco Summa, 1969, suo anno di nascita, di Baragiano, in provincia di Potenza, gioca a Brescia da tantissimi anni all'associazione sportiva Leonessa, in quella di Brescia. Rocco ha iniziato a giocare a 12 anni, praticamente da autodidatta. Il suo sport preferito è il golf, pur non praticandolo, e va spesso in bici. Il suo sogno nel cassetto, non ci crederai, è quello di partecipare alla maratona di New York. Bellissimo questo. Lui, che anni fa, erano gli inizi del 2000, fine anni 90 per la precisione, il suo grande exploit davanti al pubblico, anche se qua nelle note non l'ho scritto ma te lo dico io, è stata la partecipazione a Villongo nella pool finale degli 8, campionato italiano che vinse, e fu la prima BTB, Villongo in provincia di Bergamo, a Brescia, che vinse Zito. E Summa si presentò in quell'annata scalando le classifiche, partì dalle selezioni e arrivò addirittura ad essere uno dei migliori 8 dopo 10 prove, perché erano 10 prima le prove della BTP. Andò allora a giocarsi una prima moneta di 100 milioni, tanto era il premio della BTP dei tempi. Maître de la bande, un giocatore fortissimo di sponda, e a Rocco abbiamo rubato tutti qualche soluzione particolare, perché sicuramente non gli difetta la fantasia. Alejandro Martinotti, diciamo che all'inizio poteva essere considerato una sorpresa, ma secondo me sorpresa non è. Ho letto tanto anche sui social di questo giocatore, alcuni anche erroneamente l'hanno assimilato a un discreto master. Questo giocatore è davvero forte, magari non è a livello davvero dei nostri Quarta, dei nostri Agnello, Gualemmi, quant'altro, adesso per nominare qualcuno, Maggio, Lopez, eccetera, però è un giocatore che in gara rende al 135% delle sue possibilità, questo sicuramente, alla garra,
ha davvero il carattere giusto. Come diceva Gustavo Terresani in un'indimenticabile intervista fatta nel 1990 quando vinse il secondo mondiale in finale con Carlo Cifalà a Brescia, e disse appunto che aveva questo, non aveva un gioco spettacolare come diceva lui, ma aveva il gioco che serviva in questo tipo di manifestazioni. Classe 1985, campione del mondo a Nicosia 2 anni fa nel 2017, e quest'anno campione iridato argentino in carica. Quindi giusto a testimoniare la forza di Alejandro. Sì, sono pienamente d'accordo con la descrizione che hai ben fatto di Alejandro Martinotti, che è un punto sconosciuto a molti prima del mondiale vinto da lui, però insomma, per i più attenti, i più appassionati a livello di numeri, a livello di statistiche, già nel mondiale di Milano del 2015 Martinotti si fece notare come, perché alla fine delle qualificazioni erano 48 partecipanti, fu stilata una classifica dove i primi 32 andavano poi a completare il tabellone che veniva fuori, si sarebbe passati alla fase di eliminazione diretta. Ecco, in quei 32 risultò primo nel ranking Alejandro Martinotti e perse il quarto di finale, niente po' di meno che dal finalista poi Sandro Giachetti, vinse Giachetti per 4-2, però un ottimo mondiale a Milano. E 2 anni dopo poi ha coronato il sogno di qualsiasi giocatore di biliardo vincendo il mondiale in casa in Argentina con il pubblico argentino che chiaramente ha una passione davvero infinita per questo gioco e chiaramente un tifo da stadio Sì, bellissimo a mio parere degli argentini. per quanto riguarda il tifo sono perfettamente d'accordo con te, è stragratificante secondo me per un giocatore. E questo è un tiro che se ti ricordi su cui si è rinfrescato la memoria Charts, Charles, sì. sì. Un falso traversino a Per la girare, difesa. sì, qui gli è mancato un goccio di effetto. E per concludere, non mi ricordo cosa volevo dire, di Martinotti, chiaramente poi ha continuato ad avere degli ottimi risultati in terra argentina, lui che lavora e vive in Argentina, ha penso 3 o 4 figli, non mi ricordo Cinque. esattamente. Ha 5 figli, quindi lavora in una ditta di famiglia, una ditta agricola di Fa il famiglia. contabile. Quindi, che dire, anche una persona che lavora, che non dedica tutto il suo tempo al gioco del biliardo, ha realizzato il sogno di diventare campione del Gioca mondo nella pausa pranzo. Lui si allena nella durante la pausa. siesta. Durante la siesta, come dicevo, sì. Intanto si deve ancora sbloccare Rocco Summa, lo fa con questo striscio di mezzo colpo, veramente bello. 30 a 2 comunque per il campione del mondo. Hai già raccontato ai nostri amici il percorso di Martinotti in questo mondiale? No, perché ce lo Cosa? deve dire assolutamente William il percorso dei primi due. Mi ricordo solo che ieri al primo round Martinotti ha perso 3-0 al suo esordio contro Luis da Silva, un connazionale argentino. Poi le altre partite sarà molto più preciso William. William, buongiorno. Colpevolmente Intanto in ritardo William, nel frattempo Martinotti tira fuori uno spondapalla da Cineteca, 8 punti, e mette un po' un'ipoteca su questo primo set 38-2, davvero un inizio scoppiettante di Martinotti, complice anche un errore di Summa in un gancio veloce, ha bevuto 10 punti, quindi assomiglia moltissimo a Torregiani anche nelle movenze, comunque Alejandro. Tanto il vortice controllato di Summa, questo è un gesto tecnico davvero Fantastico. meraviglioso di Summa. Proprio diminuire la forza e per far buone tutte le porzioni non grosse di questa palla per trovare o i birilli di traversino oppure una Traversino di misura. di misura. Pallino da 3 per Martinotti. Giocando solo la bianca, la gialla si fermerà in mare aperto. Ci sei, William? Ci diciamo che William non c'è ancora. Lo perdoniamo? Lo Lo perdoniamo, lo perdoniamo. perdoniamo. Sì, abbiamo un
un piccolo problema tecnico comunque, nel ricostruire il tabellone. Comunque al secondo incontro mi sembra Martinotti è stato sicuramente vincente, perché ho sentito ieri, insomma, l'ho incrociato poi dopo il secondo incontro, mi ha detto aveva vinto, non so però chiaramente con chi è il parziale, magari ricostruire con chi lo possiamo vedere anche noi dal tabellone del gruppo, però chiaramente non sappiamo il punteggio. Di Rocco Summa non so niente, non l'abbiamo seguito ieri, però ci abbiamo parlato prima della partita, è stato come al solito formativo, perché sì, parlare con Rocco è veramente sempre esclusivamente formativo, chiaramente di biliardo. Ha chiesto un parere a noi e io sono perfettamente d'accordo, ma pensiamoci un attimo. Allora, praticamente lui ci ha detto, ma secondo voi... Prendi spunto, scusami ti interrompo, che è un appassionato non praticante di golf, vai. Sì, esatto, quindi ha detto, ma dice, per giocare a golf c'è un gruppo limitato di mazzi. No, è limitato, ne puoi portare mi sembra 16 o 17, qualcosa del genere. È limitato però un numero abbastanza importante di mazze. E chiaramente dice, se io devo tirare un tiro come questo, per esempio uno striscione, se ho una stecca di 800 grammi, la tocco, va, e intanto e guarda qua cosa gli farò, e la parcheggia lì dietro, dove non batte il sole. E dice, se devo tirare uno striscione, se ho una stecca da 800 grammi, io la tocco, so che faccio cambio biglia. Un po' morbido. Esatto. E quindi prendo sicuramente facilità dal fatto di avere un attrezzo più pesante che mi dia una certa direzione, una certa potenza senza creare sforzo. Se devo tirare una parabola, giustamente sono una stecca più leggera, un po' più cortina, un po' più cortina, sono agevolato dal fatto di poter parabolare meglio. Quindi nel golf è chiaro, se devo tirare una certa distanza prendo un ferro 3, questo te lo dico, cioè, io dato che non lo sapevi. Se chiaramente devo tirare un putt, quindi un tiro dal green, non piglierò certo un guarda l'uscita, scusami, di Martinotti, guarda l'uscita di Martinotti, bravissimo. Ah, nel secondo incontro terminiamo prima questo discorso. Quindi chiaramente se voglio tirare un putt dal green ho bisogno di un altro tipo di mazza, quindi non ho bisogno di una certa inclinazione della faccia del bastone, ho bisogno di un'inclinazione più piatta, esatto, per essere più preciso. Esatto, quindi dice, se al golf noi abbiamo la scelta tra 17 mazze, renditi conto che anche al biliardo ci sono dei tiri che sono più facili con determinati pesi e invece altri, trovare una stecca, una sola stecca che sia buona per tutti i tiri, chiaramente diventa un compromesso ma non un'ottimizzazione. Esatto. Intanto questa... guarda anche questa bella idea di Rocco Summa, che ha cercato, ti interrompo, in più si chiederanno perché Rocco prima al posto del giro abbia tirato lo striscione, per la posizione del pallino, perché quel giro non arrivava a pallino. A tiro preso lo striscione sì, e visto il punteggio doveva idem questo traversino, eh? Qui Martinotti, che nel semplice è veramente bravo, sì, magari non eccezionalmente ortodosso però molto efficace, sì. Quindi faceva questa considerazione, infatti tu gli hai detto un tempo lui lo faceva, io ho passato un periodo che battevi che con due sembravo in confusione, ero magari in confusione perché non c'era abituato, però battevo con due stecche, quindi una per i tiri di calcio e una per i tiri di primo. Ma però, senso, eh? Intanto di 3,5 a giri contati. Quindi ci ha chiesto cosa ne pensavamo e pensiamo che siamo straordinariamente d'accordo con lui. Sì, sì, perché sennò, mi ripeto, sennò la stecca diventa, se ci pensi noi, quando è che diciamo anche che una stecca è bella? Quando è un compromesso. Sì, 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 certamente. Adesso poi il livello delle stecche sono tutte altissime, certo. No? C'è stata esperienza in questi anni, evoluzione. Però di fatto accettiamo che dico, ma sì, mi va bene di sì, no, è un compromesso che fai e... quindi non viene prodotta l'eccellenza per ogni tiro, e prodotto e riprodotto, giro stretto
ma a trovare messa centrale. Ora è difficile portare questa mentalità nei giocatori di biliardo, cioè come quella del golf. Il golf nasce già da un discorso che per fare una certa distanza si usa un determinato numero di mazza, cioè sì. Diciamo ci sono delle distanze un po' ibride che poi a seconda delle qualità del giocatore uno ne può scegliere una o ne può scegliere un'altra. Certo. Capito? Però c'è molta più standardizzazione nel golf. Nel biliardo chiaramente, non avendo questa cultura di cambiare più volte attrezzo a determinati tiri, ma nell'artistica c'è. Nella carambola artistica, sì, se devono giocare una frustata piuttosto che un massè, cambiano attrezzo. Nel pool c'è poco, ma c'è. C'è solo nel primo tiro nel break iniziale, che, nel break in esatto. Cui si tira con una stecca. No, che e ce n'è anche un'altra, il giampino, quello che serve per saltare, sì, perché esatto. Ne è permesso nel pool il salto della palla. Salto della biglia. Nel frattempo andiamo in pubblicità nel two box. Eccoci tornati in diretta. Leandro Martinotti molto centrato, avanti 1-0 con Rocco Summa, terzo incontro di qualificazione per questi giocatori. Siamo al day 2 del mondiale di Pistoia, del 24esimo mondiale di 5 birilli. Ha avuto la meglio al primo set con abbastanza semplicità Martinotti, ma Rocco ci ha fatto vedere qualche soluzione sicuramente interessante come fa di solito. Però diciamo che ha preso subito il largo Martinotti e questo largo l'ha mantenuto fino alla fine del set. Non si salva sulla 2 a mod di 3 successivo all'acchito di Martinotti Rocco Summa. E Martinotti può battere un giro, vediamo se sceglie la forza ridotta per essere più preciso nel castello. Sceglie a ringaruffare, questa era una posizione che poteva favorire anche questo tipo di conclusione. Vediamo dove arriva la bianca, ma non corta. Sembrerebbe leggermente corta e lascia un tiro molto simile a quello precedente anche al suo avversario. Vediamo se giocherà anche lui a ringaruffare oppure se giocherà la forza ridotta. Secondo me gioca arrivare addirittura vicino al pallino, Rocco. Rocco ha fatto l'errore che chiaramente non doveva fare questo giro largo, che si ringaruffa all'interno del castello e quel che è peggio che non si difende. Nonostante tutto non è rimasto malissimo, che è una posizione abbastanza ibrida delle biglie, ma rimane un tiro che personalmente a me non piace, sì. Troppo più facile fare i birilli fermandosi con la forza, cioè con la forza a parificare la forza della corte. Tanto capolavoro di Martinotti che gioca la bianca corta sul castello. Il fatto di rimanere più lungo gli avrebbe portato dei punti in dote. Volete sapere davvero qual è la forza di Martinotti? Questo. Guardatela nell'esecuzione semplice. Il tocchettino, la spondina. È proprio un Torregiani, e lo dico per complimento, perché Torregiani insomma ha fatto di questo gioco la sua forza, che l'ha portato a vincere 3 volte il campionato del mondo, e per adesso è l'unico che abbia vinto, senza metterci la World Cup, zitto, ne ha vinte 4 tra mondiali e World Cup, però guarda che la gioca all'antica, sai che gioca a ritornare indietro? Ma da come si sta mettendo mi sembra di no. E invece sì. Sai perché? Perché fino a un po' di tempo fa in Argentina si giocava il casin. Che non so cos'è. È questo biliardo con le 6 buche. Ah. E quindi questo, con il biliardo con le 6 buche, è un tiro. Perché anche se ti metti in buca dici c'è lo scatolino, no. C'è lo spondibiglia, no, perché si va in buca.
William è pronto per comunicarci i risultati delle altre partite. Vai, William. Mentre Rocco Summa va in diretta. Buongiorno a tutti, mi costringono anche ad andare in diretta. Martinotti perde la prima partita 0-3 contro Da Silva e la seconda la vince 3-0 contro Christoffersen, scusate la pronuncia. Mentre Summa vince la prima 3-2 contro Montes de Oca e la seconda la vince 3-0 contro Timar. Quindi percorso netto, grazie William, percorso netto per Zuma, che però ha ceduto un paio di set solo nel primo incontro al Juan Carlos Montes de Oca, mentre Martinotti appunto è in parità tra vittoria e sconfitta, è in parità anche a set, quindi un 3-0 vinto, un 3-0 ha perso contro il connazionale argentino Da Silva. Bricolla per Martinotti, è partito bene anche nel secondo set, Alejandro. Bravissimo. E ancora sul castello su questa bricolla, si prende forse il miglior birillo in questa posizione. Eh sì, è qui senza effetto, Summa. L'angolo... Un goccio si sì, appena accennato. Sì. No, la vedevo, ero ingannato io dal monitor. Stenta a trovare anche le forze del tavolo, Rocco, in questo avvio. Nel frattempo però sotto Martinotti sta macinando punti su punti e cercherà di prendere un cospicuo vantaggio anche all'inizio di secondo set. E così è, altri 12 punti per Martinotti, 28-4. Davvero sì. Impeccabile l'inizio di Alejandro. Mi ripeto, non spettacolare sicuramente, però. Ma tanto, tanto efficace. Sì, ma tanto con la T maiuscola. Traversino anche per Summa. Sembra voler andare a cercare anche il pallino da 4, Summa. Ah no, ha giocato di colpo sotto per passare tra castello e pallino. Abusa nell'effetto. Non aveva proprio una bellissima diagonale questa palla, poi dando il colpo basso la nostra rallenta troppo. Non riesce a quadrare comunque difensivamente. Giro a disposizione di Alejandro. Messo così com'è. Praticamente senza effetto, la schiaccia troppo, ma conduce benissimo le biglie in difesa. Summa al volo dalla lunga, no, cambia idea in corsa probabilmente. Garuffa sullo stretto, termina ancora lungo Rocco, Martinotti qui sfrutterà la vicinanza della bianca alla sponda per battere giro con possibilità di pallino da 4. Lo fa perfettamente. Che bravo Leandro, si complimenta con lui anche Summa, mettendo la mano sul tavolo. Questo è un capolavoro, guardate il movimento della palla gialla che viene rallentata dalla sponda nonostante la presa scarsa sull'avversaria. Se avesse tagliato leggermente di più a destra avrebbe potuto impattare anche il pallino, ma probabilmente avrebbe perso un po' di precisione sul punto d'attacco. Summa 4 punti, termina lungo. Qui un'occasione
d'oro per Martinotti per realizzare addirittura anche 14 o 16 punti. Pallino da 4 scontato, filotto c'è. Sono 12, sono tantissimi lo stesso. 48 a 14. Peccato, una partita a senso unico in cui Rocco non ha fino adesso potuto contenere il talento argentino. Sì. Siamo... No, secondo me la sta interpretando anche male questa partita Rocco. Sta giocando con, di fantasia contro un regolarista. Sai, su un biliardo che si conosce poco. Sai, sul biliardo di casa puoi anche azzardare un tipo di schermaglia di questo tipo. Ma... Così è difficile. Sì, un minimo errore. Poi Alejandro, penso che sia questo il primo errore che fa. E sinceramente io non me ne voglio al campione del mondo a questo punteggio. Questa palla non l'avrei tirata mai. No? Lo dici a me? No, no, ma lo direi anche a... No, 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 ma... Cioè, anche avere le sue doti, bisogna accendere un po', tra virgolette, l'intelletto e dire cosa voglio fare, voglio stravincere. Sì, perché infatti. Vincere 60-16 e vincere 60-30 è la stessa cosa. Se non ci sono in ballo le medie o cose di questo tipo... Sì, ma anche se ci sono in ballo le medie. La media più importante è quella del set. Sì, esatto. Non è fino quella, a prova contraria. Non è quella del punteggio, anche perché... Tanto si sentono degli applausi in sottofondo, segnale terminato probabilmente un incontro. Martinotti. Un'occhiata alla posizione del pallino. Vittoria di Girondino, la notizia ci fa molto piacere contro Gonzalo. Girondino, Maurizio, l'abbiamo trasmesso ieri sera come ultimo incontro, la prima categoria di Formia che si è guadagnato dalla selezione l'accesso al 24esimo campionato del mondo. Qua Rocco, la steola non è bellissima perché il pallino è tanto staccato. Vediamo se li gioca il giro a ringaruffare. Ce l'ha il passaggio per il giro a ringaruffare? No, anche no. Due passa. Forse un po' tradito dal giro precedente in cui aveva realizzato 6 punti. Capito, il pallino non si può levare. 3 punti, si è portato a 29. Guarda quella scelta di Martinotti. Poi magari adesso qua gli fa 12, però sì. Che è messa anche per far 12 questa palla qua come diagonale. 2. Filo grosso. Però secondo me quella scelta... Se la può portare dietro, sì, anche... non è proprio bella per niente. Vediamo se Rocco troverà le 3 passate e mezzo che sono chiave in questa soluzione. La battente che cammina molto poco, presso poco effetto. Ce lo dice la corsa della battente di entrambe, una che è rientrata troppo e l'altra che è... ha attraversato 2 volte la mezzeria. Niente da fare per adesso per Rocco. Rocco è un diesel, attenzione, perché con Rocco non si è mai vinto. ...50-29... va a montare la prolunga sulla sua stecca personale Martinotti per giocare questa raddrizzata. Sta stretta. 10 punti ci sono e sono proprio quelli che mancavano per aggiudicarsi anche il secondo set, anzi 12
Strike 62-29. Dopo i replay andiamo in pubblicità, 2-0 per Martinotti contro Rocco Summa. Confermi? Confermo, ho visto questa pubblicità. Bellissima. Adesso mi sono concentrato anziché bellissima vedere altro. Bello spot di Mati Piante. Due a mo' di tre per Martinotti. Praticamente in una linea segnata. Una qualsiasi differenza 20 da quella posizione porta addirittura uscita intorno al 18 della sponda corta. Addirittura, insomma, una presa di palla fortunata per Martinotti, che si prende due punti dal castello, anche il 3 di pallino certamente non voluta. Questa marcatura in questo modo. E su la risposta di Rocco su deve trovare il modo di levarlo dal gioco regolare. Insomma, magari con delle forze un po' più velenosine, con qualche apertura in più ad occhiale. Bricolla per Martinotti. E qui finisce. Può rimanere lungo Leandro, sì. E qua Rocco potrebbe incominciare a chiudere il gioco in modo abbastanza stretto. Eh sì, questa è la classica candela con la forza del rosso. Sei d'accordo? Sì. Gioca di contro. Per far messa migliore, ma tu te la complicheresti? No. Di contro così. No. C'è un biliardo che non si conosce, addirittura veloce. No, ci sono rimasto già troppe volte male a battere questo traversino veloce. Ma molte volte. No, qui sono. Ricordo persi una finale di girone contro uno che abbiamo commentato ieri, contro Buttino, da voler tirare questo traversino con la forza allegra. Ah, sì, Non a tre passate, ma lo tirai. Era un po' più angolato. Se è più vicino alla lunga, ben volentieri, ma a questa distanza la forza di misura, secondo me, fa diventare grossissimo l'avversario. Era a metà del castello. E allora è proprio lei. Quando poi perdi, capisci che sei un cretino e quindi capisci che quel tiro lì, almeno la cosa bella di perdere, portarsi il bagaglio di esperienza, insomma, è l'unica cosa, diciamo, costruttiva del fatto di perdere. Su bagaglio di esperienza che andrebbe portato soprattutto quando si vince. Esatto. Però chiaramente ti ricordi di più delle partite che hai perso per qualche errore, magari delle partite stavo disegnando lo strato sulla palla sbagliata, lo puoi dire. Esatto. Qui è andato a prendere comunque un'ottima porzione di palla. Tua discolpa era che erano speculari, quindi grazie socio. Va di garuffa, insomma, qui con poco margine, e infatti questa, se non sbaglio, è la spiegazione con cui inizio sempre gli incontri didattici. No, al punteggio di prima, 40-10 la tiro, no? 40-10 per quell'altro. Per quell'altro, sì. Questo è il classico esempio. Un errore di Martinotti, errore perché non ha fatto 10, l'ha voluta interpretare così di sventaglina, Leandro, o penso gli sia partita così, che non era molto
pulita. Secondo me gli è partita un po' molle, la voleva recidire di più. Mi chiuse su questo tiro mano attaccata in una gara nazionale a Salerno. Mi prese il rosso congelando la sua nella buca. Ancora più attaccato di così. Gli è saltato un po' addosso a questa biglia. Vediamo se... Sì, tutto sommato sul nuovo non è brutta manovra neanche questa, eh. E ha tanto margine. Anzi, preferisco saltargli un po' addosso che non scarseggiare verso la lunga. Prende la scalza, certo. Sul battuto invece il contrario. Il contrario. Che la tua corre non... molto di più e quell'altra si stringe molto di più, addirittura sul non arrivi a non fare le set. Sul battuto non la tiro, quando non ho quel margine lì. Il nuovo, come giustamente dicevi, ti dà più una mano a congelare o comunque ad ammortizzare la battente, proprio per l'effetto del panno, che qui agevole ed è penalizzante, ad esempio sui giri dove dobbiamo correre tanto con la battente. Certo. Pallino da 4. No, ha giocato lo sfaccio. Non mi è piaciuta questa distanza. Proprio fosse stata più alta la contraria, sì. Ma bassa così. Qui angolo di su. Comunque questa una diversità di scuola, diciamo. I tiri o tira di le misura... 6 o tira l'angolo. Così come... No, sta tirando qualcosa... Sembrava orientato per lo sfaccio. Brutto questo sfaccio. Con quel pallino... A tenersi di taglio, mamma mia! Mamma mia, somma! Guarda, difficile. Guardate il passaggio dal rimpallo. Lì se ti sbagli di un nano. Infatti, guarda, non mi sento di dirgli bravo questa volta, Rocco, perché secondo me quel pallino lì. La strano, posizione del pallino eh? Strano che non abbia. L'avrei giocato. Data no betting per o, infatti, ero deciso sull'angolo di primo o l'angolo di terza. E qui Martinotti, giù tutto. Sì. Questa è proprio bella. Posizione ideale, sì. Un filotto a incrociare 2-2-8, lunga, lunga, centro con la battente. Lunga, lunga, lunga. Tre lunghe con la battente. C'era due circa due diamanti. Sì, due diamanti, un diamante e mezzo. Però diciamo levando che già con un diamante e mezzo si riesce a quadrare. Levando l'effetto si può correre di più con la battente. Sì, perché di poco effetto quando ci sono due diamanti si fanno quasi quattro lunghe, si fa lunga, 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 angolo opposto, quindi con più attraversamenti della mezzeria. Tre per la precisione. Quindi con un po' meno di diagonale si ottiene una difesa quasi analoga, ma più verso la mezzeria longitudinale del tavolo. Martinotti, l'unico difetto di questo tiro che ha dato un troppo po' effetto. Troppo effetto. Comunque set più equilibrato questo con Summa decisamente in partita, l'avevo detto, è diesel Rocco, quindi ci sta che tiri fuori adesso qualcosa di bello, stretta per lui. Questa sembra uguale alla stretta di Spadaro di ieri, vediamo se gli rimane a lui sul filotto. A posto. Però ieri era andata giù di là. Sì. Abbiamo la William, abbiamo il replay dalla frontale di quest'ultimo tiro e mantenere sulla frontale, perché poi abbiamo spostato sulla soggettiva e non abbiamo visto la linea. Ci interessa la parte finale, quindi puoi scorrere magari e rallentare Martino. Dopo. Questo è per, come il disegno è questo qui, quindi si batte a mezzo diamante oltre il centro. Sul pallino era già sul filotto. No, è qua che ha deviato, proprio sul brillo della Goriziana. Sì, qua il disegno è perfetto, si batte un mezzo diamante oltre il centro, si rientra quasi nel centro della sponda corta opposta, qua ha già cominciato a deviare la palla. E qui ha fatto la deviazione finale, sorriso amaro per Summa, che si riscatta su questo bell'angolo in cui realizza 8 punti,
iniezione di fiducia per il campano che è piantato a Brescia da molti anni. Lucano, scusami. Bugiano, provincia, sì, di Potenza. Baggiano, scusami, provincia di Potenza. Sullo stretto qua Martinotti, i birilli non li ha minimamente calcolati. Ottima difesa trasversale. Ho detto due stupidate, dovrebbe essere Baraggiano, ma vado a vedere. Baraggiano, proprio tutta, sì, a memoria non la so. Baraggiano con una G sola. Provincia di Potenza. Sì, ne ho dette 4, ne ho sbagliate 5 praticamente. E qui un'eventualità di questo tiro è prenderla di prima e addirittura se gli dei del biliardo stanno vicino a summa a realizzare anche il filotto, realizza 4 punti. Comunque una buona conclusione, una bella uscita da parte di Rocco. Lì vicino, dai. Candela. Una delle specialità della casa. Decide di giocare con sono d'accordo. Un effetto a tenere. Perché ti fai buono anche il pelo. Ma penso abbia proprio giocato pelo e basta. Ma sai, la forza qui si equivale, sì, quindi... Oddio. In quella candela lì forse è qualcosa di meno, però obiettivamente è buona l'impostazione di leggero effetto. Sì, equivale più che altro se la miglia avversaria è intorno al primo dista un diamante dalla corta. Sì. Due diamanti, un po' ridotta la forza di candela. Sponda biglia a stare sul pallino da 4 darà molto effetto esterno. Sai che lui di solito su queste palle cerca addirittura i birilli d'angolo? Sì, però la prima cosa che... Addirittura, è stato proprio sul tiro. No, Gianluca. Secondo me è stato sul pallino a 4, poi l'ha presa troppo larga. Sì, anche è vero che ha caricato tanto di effetto, quindi è stato quindi sul voleva, 4. Non ha alcun senso tirare lo spondabiglia con un 4 lì, già fatto praticamente. Cosa tireresti? Sai che bella, anche veloce questo. Tirerei... ma la vede? Sì, per... ma se l'impatto col pallino ce l'hai dopo la sponda lunga, tirerei anche le sfaccio di una passata. E sembrerebbe averlo dopo aver battuto la lunga. Sì. Lo sì. Sfaccio. Non forte, piano, aiuto, lo tirerei. Aiuto, questo no. Forte, questo mai. No, io pensavo a qualcosa di forte dalla corta. Perché... No. Non hai tirato lo sfaccio. Mi sembrava che si andava a battere prima la lunga, prima di fare il pallino da 4. Sì. E quindi avrei tirato lo sfaccio piano. Anche perché un po' lo allontani il pallino, non è detto... dalla grossa per scivolare a pallino da 4, insomma. 4 ci sono solo 2 punti di birilli, un po' di rammarico per Rocco. Che... secondo me qua sarà un po' complicato andare a cercare il 4. Diventava più difficile la gestione delle biglie, poi tiri 0 in prima, o 2 o 0, quindi... Martinotti non si gioca dalla grossa di sventaglina per ritornare sul 4 dopo aver fatto ranversé, bravissimo, dalla corta, bravissimo ma celestiale. Se ci dai il replay dall'alto ti faccio vedere una cosa che di sì, come... anche questa l'avrei tirato di un passaggio, guarda dove è andato a prendere, vedi, hai visto il ranversé, non ha preso la sponda lunga ma ha preso un goccio di corta. Fallo, vai piano, poi quando sulla ci interessa la biglia gialla. Qui. Vai avanti. Vedi, corta, lunga. Sì, è vero. E si è raddrizzata, se batte la lunga con quell'effetto lì. Va fino al primo diamante. Esatto. Poi non fa 4. Perché si inverte l'effetto. Comunque assolutamente un positivo Martinotti, decisamente, che è una delle qualità migliori per giocare a biliardo. Vede palla, non so se la veda per il traversino. Sì, fondamentalmente qua è stato sul 4. Sì. Si è assicurato di vedere palla quando fai la Z con quell'altra meglio stretta. Il 4 quasi te lo assicuri, o comunque ti assicuri di scambiare i settori alle biglie. Sì, poi le metti lontane. Ecco
cosa non da poco, tra l'altro. 38-37. Insomma, era abbastanza avvantaggiato perché aveva la bevuta protetta dal pallino, anche sul rimpallo era protetta la strada del castello per la bevuta. Sul rimpallo subito? Sì, sul rimpallo subito, che di solito lì quando si rimpalla si beve o di traversino subito o di 4. Solo due punti per Sumo, ma che peggio che lascia un altro filotto in crociere. È messo con le mani questo filotto. 8 punti per Martinotti, e sfrutta anche la posizione del pallino, credo. Di gancio qua a salvarla. Qua penso tiri qualcosa, sì, di veloce. Sì, credo anch'io. Anche perché è andata a guardare se passa gancio. Perché l'unica cosa che mi viene in mente da lì. Sì, anche una candela esasperando questo gancio, facendo diventare una candela, non si ricava niente. Sai, sul pelo di palla, battere sul pallino da 4, ma no, non c'è niente. Secondo me alla fine dovrà tirare forte. La linea ideale del gancio potrebbe essere questa, ma si va a battere sul pallino. Infatti tira veloce a ringaruffare, e questo e questa, questo è un tiro, eh? Che classe, Rocco. Questo è un tiro. Che classe, Rocco Summa. Non banale. Che classe. Non banale. Spacca il castello. Questo è il più bel tiro della giornata. Sembra, al contrario di come molti pensano, che sia una botta. No. Questa se l'è guardata tutta insieme. Era l'unico modo per realizzare. Gli ho visto fare cose di sponda, anche a velocità alte. A volte è un po' azzardoso, Rocco. Perché con questa forza è andata a creare un angolo che non c'era. Esatto. Di traversino forte. Garuffa. E guardate, guarda dove qua entra Martinotti, addirittura troppo. Set point per Summa. 10 a chiudere. Da guadagnare, eh. Da guadagnare altro che. Però chiaramente non può rinunciare a questa occasione. La gioca dalla grossa con tutto quell'effetto, probabilmente. Quindi a sviluppare con tanto effetto, seconda e terza. Eccolo qui. Ci sono 8 altro punti. Altro capolavoro terza di Summa. Mamma mia, che due palle. Favoloso, Rocco. Favoloso, Rocco Summa. Guardate, per evitare questo rimpallo di terza, se fate caso, scavato tantissimo per allentare la sua. Sai per cosa? Per anticipare, per far sì che quando la palla avversaria è sotto i birilli di seconda, la battente non abbia ancora toccato battuto la seconda lunga. Esattamente. È uno dei modi per allontanare un rimpallo probabile, soprattutto su queste angolazioni. Due a modi tre, complicato. La forza del pallino per Martinotti. Bravissimo, bravissimo Leandro, bravissimo. Comunque non si muove di un centimetro, quando gli fanno il tiro riesce su... Non si scompone, no, come se gli avessero fatto zero. Ma non è mica poco, non è mica poco. Altro che poco, altro che poco. Beh, per chi chiedeva quale fosse la forza di questo giocatore, insomma, sta studiando per venire a fare il pallino da 4 e probabilmente il giro o l'angolo. Sì, ma penso principalmente più il pallino da 4. Il 4, certo. Che è abbastanza grande, può arrivarci anche internamente. Bravo Rocco, preso, ci può arrivare preso, anche dalla corta. Bravo, bravo. E bravo tu Nicola, perché ci può arrivare anche dalla corta. Infatti il margine che ci si deve prendere è quello. È quello di non tagliare tanto. Chiaramente devi avere la sicurezza di non fare la figuraccia. Cioè, e finire dritto nei virili. Lo so, però insomma, se proprio si deve tirare, ecco, questo è l'unico modo in cui mi piace questa tira. Pubblicità.
This championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor-sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Cue cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. È un grande recupero di Rocco Summa, l'avevamo preannunciato all'inizio del terzo set. Summa carattere mai domo, e quindi era molto prevedibile il fatto che, pur essendo sotto 2-0, venisse fuori la sua reazione. Una bella inquadratura per il campione mondiale del 2017 in carica. Dalla lunga questa smezzata per Summa, sfruttare la posizione del pallino. Bellissima questa forza. Penso possa battere anche sventaglina. Vediamo se invece starà su questo tiro o sulla... Esatto, sventaglina, c'era passaggio. È vero che le biglie guardavano l'angolo, vicino all'angolo, però è vero che l'avversario era tanto distante, quindi dava possibilità in questo senso di passare di sventaglina dal rimpallo, immediatamente chiaramente. Rimpallo subito dopo l'impatto con l'avversario. Striscio per Summa. No, passare il castello. Eh sì. A giri contati ha giocato la sua in angolo. Con le mani Rocco Summa. Bravissimo. Favoloso. Mamma Rocco, bravo, bravo, bravo. Super, bella partita adesso. Super misura. Adesso è davvero una bella partita. Lo avevi anticipato del diesel di Rocco, ma se parte... Sì. Sono dolori per tanti. Poi è un diesel Caterpillar, è roba dura poi. Qua io non ci proverei neanche minimamente. Col pallino allacchito ho già dato palle in mano. Con il pallino allacchito ho già dato palle in mano. È vero che Rocco può inventare. L'unica è spostarla un po', però direi, perché sennò poi puoi perdere il fisso di tocchettino a non toccarla, perdere 5. Ah sì, ci prova. A fare cosa? Cosa provo a fare? Ho visto che si impennava. Lo sai qui che si fa, socio? Si abbraccia la sconfitta. Bravo. Perché un omino mi disse: meglio di così non si rimane. Eh sì. E infatti rimarrà molto peggio. C'era un signore che non c'è più, che quando mi vedeva battere queste palle, no, me la diceva in pavese, mi diceva: ma Sassetta tre fa, ma che cosa stai facendo? Infatti vedi, è rimasto molto peggio, adesso batte il filotto Summa. Sai che glielo batte di una passata. E se piglia la stradina di una passata, Rocco? A parte che magari si è un po' spaventato prima, no, batte perché si è spaventato della traiettoria di prima. Beh, altri 13. E qui gli dei del biliardo non lo confortano. Mi disse proprio: vuoi rimanere meglio di così a dargli palla a mano? Poi una volta, quando non c'era, figurati quando non c'era la, quando c'era il cambio palla, che non si poteva mettere all'acchito, l'avevi già data a mano. No, si diceva, quando si giocava a 9 viri, si diceva 2. Va bene così. Ah vai, prendila. Poi c'erano i simpaticoni, fammi vedere tu che sei più bravo, c'erano tutte le canzoni. E qui per andare in angolo con la propria biglia si scompone un po' dal rosso su questo fisso Martinotti. Probabilmente Martinotti conosce poco Summa. Qua c'era la steola di sfaccio.
intanto ci seguite davvero in tantissimi, 1350, all'ora di pranzo di un giorno feriale. Sembra quasi Steola, il titolo di un film. Steola di rimpallo? Sai che c'è? Si giocava. Addio, alta. No. Era tanto che non te lo sentivo dire, alta. Ecco, ha rischiato. Fuori campo di Summa. Guarda, Martinotti impassibile, come se gli avesse fatto 16. Hai visto? Non si è scomposto. L'arbitro Caristi pulisce le biglie. E chiede l'acchito. Sempre il solito passo. 4 punti al fallo, 2 di fallo e 2 di pallino. Per il fuoricampo non c'è il bonus. Il fuoricampo io non farei pagare niente. Una volta Cavallini su un fuoricampo da ragazzi da momenti m'ammazza. Gli è partita una steccata di colpo sotto. C'era il pralinato dietro ai biliardi. Mi è passata 2 dita la palla. Ha fatto il buco nel pralinato. Grande Pietro. Vediamo se gliela fa pagare Martinotti. Gliela fa pagare come? 10 punti. Abbiamo qualche replay, William, del fuoricampo di Summa. Perché secondo me ha avuto una doppia agevolazione per uscire questa biglia. Prima il rimpallo, cioè è saltata, poi è saltata sopra pallino. E sarebbe da vedere da questa camera qua, dalla frontale. Sì. Guarda, ce l'hai dalla frontale. Guarda Rocco, come se non fosse successo niente. Bravo Summa. A Rocco mi sa che gli è ritornata, ha smesso per diversi anni di giocare, gli è ritornata la voglia di giocare. No, è stato solo il pallino. Sì, gli ha fatto da trampolino il pallino praticamente. No, vediamola dalla frontale. Dalla frontale. Lenta però, eh. Sì, gli ha fatto da trampolino il pallino. Non ha trovato la sponda. E intanto qua un erroraccio di Martinotti. Sì, questa è un errore. Questo è un erroraccio, sì. Qui si paga 6-3-9. No? Ti dirò che non gli è andata. No, c'è il fisso. Sì, se no sì. Vederlo dalla frontale sembra più bassa la gialla. Ma Non deve giocare la sua. Vedrai che l'aumenterà di forza. Sì. A fare corta e un pezzettino. Al limite a rimanere. Scalza Rocco. Una buona questa. Non gioca senza effetto, quindi la gira da sola. Eccola qua, con questa forza qui a fare corta e ritornare nel mezzo. Io l'avrei tenuto un filo più corta. È meglio corto che lungo in questo caso. Uno dei pochi casi che è meglio corto che lungo. Sì. Ma sai, probabilmente lui ha aumentato la forza perché aveva con questa porzione così scarsa probabilmente paura di non arrivare al pallino. No, secondo me aveva valutato di prenderlo sopra il pallino, non sotto. Addirittura. Ci sta. Di un passaggio? Non mi gusta questa. Anche se la fa, non mi gusta. Così non è con la posizione del pallino. Non mi avrei tirato di calcio, ti dirò. Anche di un passaggio non era brutta. Così. Però è stato in pensiero fino in fondo. Per realizzare 10, cioè ti può prendere una pendenza, biliardo, di calcio facevi 6-3-9 senza soffrire. Sì. Più che altro mantenevi la difesa. Cioè, e poi Rocco glieli butta giù. Ti spacca il castello. Su vediamo la forza. Questa conclusione. Abbondante. Hai mai visto giocare Rocco con una mano? No, però me ne hanno parlato tutti. Come con due? Me ne hanno parlato tutti in un modo esilarante. Sì. Io ho visto una partita goriziana semplice doppi con una mano tra Rocco Summa e Arturo Albrito.
sembravano finti. E qui errore di Martinotti che non riesce a riquadrare questo giro in difesa. Rocco Summa, opportunità importantissima per avvicinarsi alla bella. Due ci sono, vediamo se evita il rimpallo. Non evita il rimpallo. Sette punti in totale però, vediamo la presa di pallino. Rimane scoperto. 51. E qui ce l'ha discretamente bella di palla, anche di palla grossa, ma sì, ma da lavorare bene, deve tagliare tanto. Sai che è brutto questo sfaccio, proprio brutto. Per quadrare bisogna fare un capolavoro, deve partire tutto perfetto. Che si gioca dalla grossa a fare due lunghe. Un punto palla e una steccata. Sì. E non è questo. Infatti, guarda, te lo stavo dicendo, che il problema è di non sviluppare e terminare con entrambe le biglie nello stesso rettangolo. Qui angolo per Summa, Sai che non l'avrei battuto questo sfaccio. L'avrei battuto l'angolo. Sì, a portarla in fondo. Bravo. A parificare. Bravo. No, anche perché sei più preciso sul castello. Non ti dico che fai sicuramente 8, ma il castello lo scende. Sai che cosa mi avrebbe dato pensiero? La posizione del pallino, perché Rocco ci tirava su quel pallino lì. È vero che non è messo bellissimo per il castello, ma... E Summa, ancora una volta segno in un angolo alla cifalà, perché questo è proprio l'angolo di Carlo. Sì. Quante volte gli ho visto giocare a Carlo quest'anno? Di colpo in testa, il taglio contro, declinato in tutte le... 59-36. Sai quante volte ha spaccato le gambe Carlo con questo angolo qua? Perché chiaramente non lo conosceva nessuno, quindi non te lo aspetti, no? Di pagare tre birilli a messa di traversino. E giustamente non c'era niente, ha cercato una difesa Martinotti, ma non credo che l'abbia trovata. Non aveva il margine bello, essendo a 59 Summa, quello di bere. Ma la vede? Secondo me sì. La vede, ma sta guardando la sponda... un abbaglio di Summa. Sì, non ha guardato. Io un abbaglio. Non ha guardato la palla. Ma non l'ha neanche proprio mai guardata. Quando sei in tensione, ma succede. La vedeva. Sì. Abbiamo tracciato lo strato, ne vedeva più di mezza. Dov'è che mi successe? Che avevo il pallino fatto in chiusura? E la stavo andando a guardare di due corte di americana. E hai trovato me a bordo pigliato che si sbracciava. No, come commentavi. Con Di Mola d'arco di Trento. Il tiro finale che ho dalla lunga, devo appoggiarmi a pallino. Pensavo di non vederla, stavo andando dalla corte opposta. Ah, sì, è vero. Ti ricordi? Sì. 8 di traversino, si è messo a 44 Martinotti. Qua gancio, basta che sia largo, perfetto. Ma l'ha fatta alla bella. L'ha fatta apposta. Ci voleva fare un po' tremare Rocco. L'ha fatta apposta per lasciarci il gusto di godere di questo bellissimo gancio. 2-2, si va alla bella tra Rocco Summa e Leandro Martinotti. Caro socio, questa cuffia si è rotta, quindi io faccio una pausa. Finalmente ti si è rotta la cuffia. Tutto l'anno che cerco di romperla. Chissà Mirko Bianchi come è contento. Vediamo se ci sente, se ci dà un segnale dalla camera. No, non ci sta sentendo. Troppo concentrato Mirko Bianchi.
Però sei un rompitore di cuffie incredibile. Le hai sempre rotte tu le cuffie? Mirko Bianchi addirittura sta arrivando in regia. Per capire l'entità del danno. Datemi una camera qualsiasi, vi prego. Si è rotta, Mirko. Vi prego, datemi una soggettiva qualsiasi. Inquadrate questo momento di sport. E Mirko Bianchi cambia la cuffia a biondi in modo tale che non possa lamentarsi, commento volentieri da solo questo momento. Scusate, sto facendo delle fotografie che giuro alla prossima partita mi mando in diretta. Intanto Martinotti. Scusate, eravamo un attimo distratti, effettivamente si è rotta davvero una cuffia, non era uno scherzo. E ci siamo persi questa chicca di Rocco Suma, andiamola a rivedere con il replay. Rocco sotto 2-0 porta il match sul 2-2 e si presenta così alla bella. Vediamo la risposta del campione del mondo. Angolo di passaggio con l'idea del pallino da 4. Non trova il pallino da 4, realizza 4 punti. Niente, me l'hanno cambiata, socio. Vediamo se Rocco gioca anche questo qua, veloce, di traversino di calcio. Se vuoi in poesia, Rocco. No, sai perché? Perché se prende i larghi può fare anche il 4, no? Adesso gioca anche il 3, l'arrivo 3, no? Dai, gioca regolare. Anche perché tirano a indovinare su quello che dice Rocco, che fa Rocco. Bella questa forza. 4 punti di traversino. Traversino a girare di 3 passate e un quarto. Sai che quella candela lì all'inizio può spaccare le gambe a un... Mentre cercavo la vita della cuffia. No, era vero. Mi sono alzato a vedere questa candela di Rocco. Di 2 al volo. Penso a scendere, non forte. Come non detto. E gli sfila dietro. Penso a scendere perché guardavo la battuta. E gli sfila dietro e questa arriva anche a bere, ti dirò. Questa arriva a bere il rosso. Si è fermata, buon per Leandro. Sì, diciamo che per qualche attimo Leandro non ha respirato, che poteva regalare 12 punti al suo avversario. L'avevi detto orientale, è legalale? Sì, alla cinese, senza la R. ...15-4... occasione d'oro per Zuma per prendersi un vantaggio altissimo su questa bella. E qui sfrutta la 4 soltanto. Vediamo se il pallino gioca a suo favore. Com'è? Luciano 5 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
dalla lunga di effetto buono a creare questa diagonale di traversino, sfruttando anche la posizione del pallino, poteva essere un obiettivo il pallino da 4 per il campione del mondo. Sono momenti di vita belli. Mirko Bianchi ha perso una vita per lui come se avesse perso 100 euro per terra, fatto addirittura spogliare, levare il maglione a Nicola Biondi per trovarlo. Sono momenti belli, sono cose da raccontare. Sponde biglia per Summa, intercetta troppo grossa la palla avversaria. Io mi sono anche spogliato, pensa te. Bene. A volte ti è rimasta agganciata alla maglia. Ricciolo per Aleandro Martinotti. Non penso abbia possibilità di spondebiglia. In alternativa uno spondebiglia di sfaccio a cercare, questo ci potrebbe essere. Lo spondabiglia di sfaccio strafo, però gioca, secondo me gioca, gioca sulla palla. Non si può tirare forte sul pallino. L'ha giocata un po' alla Summa, potrebbe essere anche un qualcosa di psicologico, è un messaggio che possa aver voluto lanciare. A Summa raddrizzata per Summa, gioca dalla grossa aprire, 7 punti. Adesso comunque c'è Rocco in piena luce, perché non è una porzione semplice da tirare in tensione questa di 3 passate e mezzo. Di palla grossa da aprire, non era per niente semplice. Martinotti a incandellare dal centro, taglia troppo, non evita il rimpallo. E poi che l'altro versino. Di calcio. Poi Rocco può non inventare, sono, però. Non sono proprio sicuro che lo batta di calcio. 26-13. Non è bellissimo di calcio, perché? Tanto è tanto diagonale, Gianluca. Se lo batte di calcio, secondo me non lo batte piano. Veloce. No, tira qualcosa davanti. Marrendo Rocco, andate a vedere l'impatto sul pallino allora a questo punto. Sì, ma l'impatto sul pallino non gli può fare assolutamente niente. Graff, cioè il pelo, questo qua, questo era una porzione. Però io adesso, a parte tutto, io voglio bene a Rocco. 6 avanti, quanti era avanti? 13 punti. Cosa doveva succedere su quel traversino lì di calcio? No, stavo pensando che di calcio non l'avrei tirato piano. Va bene, lo giochi di... Sì, infatti tu pensavo dici andare a pallino. Sì, poi ci arrivi se entri poco, se entri giusto per i birilli ti prende i birilli. E qui Martinotti realizza 6 punti. Perché piano ci si poteva rimanere male. A non entrare, dici? Ma no, non lo so, ma avrei, forse dovevo, insomma, giudicare magari me. Poi per carità, da qua poi che ci fosse troppa distanza, dici, dalla lunga. No, peccato che non aiuto. Ci fosse una bella diagonale, aiuto. Questa beve, questa mi sa che arriva. Ma
Questa non è arrivata, si è appoggiata al birillo. 32 a 21 per Summa, ma palla libera per Martinotti, che chiaramente sceglie l'Akito. Gioca regolare per andare a riprendere il pallino dopo il run verso corta lunga o direttamente dalla lunga. Porta via il pallino da 4, non riesce a portarla verso i birilli. 6 punti per Martinotti. Questa forse è la prima espressione un po' contrariata che ho visto a Martinotti. Tra l'altro la vede. Un graf. Rocco in cerca di ispirazione. Secondo me la sta valutando piano. Vorrei capire se tirando piano fa il pallino da 4, ma secondo me tirando piano anche il pallino gli si passa dietro. Un po' pizzicata la steccata, forse di una passata e mezzo. Passa dietro. Una passata e mezzo forse lo fa pieno. Se no rischia di prenderlo di sopra di 2. Secondo me la pizzica un po'. L'aumenta un po' di forza. Così. Bravo. Vedi? Avevi paura di non prenderli, di non prenderlo dove? Sul largo? No, secondo me lui aveva paura di prenderlo troppo sopra e andare poi a bere, perché tocchi un pelo di pallino dalla lunga, dici? Corta lunga e prenderlo troppo fine per andare a bere. Però pizzicandolo un po' stringi la traiettoria dell'angolo, sì, no? Sì, ma non ce lo vedevo, infatti stavo cercando di seguirti. Secondo me aveva paura solo di prendere il graffio di quel pallino che rischiasse poi di andare a bere. Questo è un tutto per tutto per Martinotti. Gli va più che bene a Martinotti. Se si ferma lì, ma forse la vede su. Vediamo dalla frontale. Ma di calcio no, eh? Ce l'ha. No, di calcio il tiro precedente. Perché fondamentalmente ti stai giocando tutto per tutto, eh? Ci sono state 2 o 3 scelte, non me ne voglia Aleandro, che non ho straordinariamente condiviso, poi per carità. A più 9 Rocco Summa in questo incontro della fase eliminatoria. Si aggrappa al biliardo, allora angolo di prima a ingaruffare. Tira le zegovine. Sì, di prima però penso, non di seconda. No, di seconda invece a tenersi. Pallino da 3, vediamo l'impatto sul pallino. Tutto sommato, guarda. Poi Martinotti anche mancino. Chiede all'arbitro Caristi la stecca lunga. Qui un pallino da 3 a scappar via. Non vedo altre soluzioni. Stavo ragionando. Dunque, per muoverla poco la deve prendere fine, quindi la deve tagliare. Per muovere poco la bianca, dico. È che tagliare con la alabarda spaziale. Questa è la lunghissima.
che sì, tutto sommato meglio così, ma sì. Anche perché non fosse meglio, ma la domanda è alternative. Sì, almeno lascia un tiro frontale lungo. A ingaruffare di colpi in testa effetto a destra, Rocco, questo giro probabilmente. No. La forza della corta per Zuma. Bravo. Bravo, ne ha giocata una soltanto, la gialla. Disinteressandosi della, di dove sarebbe andata la bianca, ma cercando di difendersi con la forza della gialla colla. E qui squarcia questo, questa dritta Martinotti. Insomma, vede palla. Penso stia a regolare. Passaggio difensivo. Poi sai, Rocco ha giocato lo striscio, l'ha forzato. Guarda, non volevo azzardarla questa ipotesi. Solamente il brutto di questo tiro è che rimani nel quadrato opposto al pallino. Invece col passaggio difensivo puoi lasciare una conclusione come questa, ma non poi con il pallino. Sì, diciamo che lì è un pallino che si potrebbe anche non far intervenire mentalmente, perché è proprio nell'angolo. Sì, però qua per esempio su questo tiro ti dà una strada visiva. Ah, come obiettivo? Quasi 2000 siete collegati. Eh sì. Gancio comunque per Martinotti, sta a regolare. Non entra. E qui Suma che batte a 45. Vediamo con che forza la sceglie. La batte forte. E qui tutto sommato... Mi sento a parificare, sì. Se poi lo fa di prima, tanto meglio. Questa esattamente è sfortunato, ha fatto il minimo sindacale, però con 4 punti si porta a 49 a più meno, 17. Fare meno era difficile, sì. Un millimetro in più esplodeva al castello, sì, doveva fare anche 11 o 13, sì. Buon per lui che Martinotti è mancino, quindi deve usare di nuovo l'allungo. Adesso è andata ad allungare la sua personale. Qua di una passata. Ma non ci arriva. Io giocherei una passata qua. Qui deve cercare di incastrarlo, Davide, no, Durante, grande Davide Durante, uno dei migliori anchorman e showman che ci possono essere. È stato il presentatore del Mondiale di Lugano. Sì, davvero un comunicatore a altissimo livello, Davide Durante, che nella vita tutti possono pensare che fa il presentatore, lo showman, banca, è un funzionario di banca. Di banca. In Svizzera. E ce lo salutiamo, il nostro Davide. Sponde palla intestare per Rocco Summa. E qui sta in garanzia. Una buona forza per Summa.
una possibilità di rientro comunque per Martinotti con un incastro. Guarda, io fossi stato Sumo l'avrei allungato ancora di più. Preferisco lasciare un giro tutto biliardo che una bricolla con questa uscita. Una delle bricolle ideali per rientrare in un match questa. È andato appena largo rispetto alla linea ideale che avevo disegnato, infatti ha rischiato, eh? Si poteva prendere, non è andato lontanissimo a prendere il graffio. No, più, è passato più vicino di prima. Qua ci può andare direttamente sulla linea, mi sembra, insomma. Di sponda è più bella, però. Sì, accovacci meglio la tua nell'angolo opposto. Però è bella anche di prima, senza effetto. Se ce l'ha di prima, secondo me la sceglie di prima. Perché di calcio dovevi partire tanto alto per spostarsi nel centro, eh? Se non dai tanto effetto non vai verso l'angolo. Ma non importa, a me non piace andare verso l'angolo su quella palla, mi piace rimanere all'altezza del 15, sai quella posizione? Allora dici fondamentalmente è corta questa. Per me è corta e basta, cioè non hai quella distanza da sponda. Intanto scusami, va a cercare di mettere in quella fessura. Dove ha la punta della stecca adesso cercherà di mettercela Martinotti. E questa non viaggia male. Questa non viaggia male. E questa l'ha messa lì niente. Dove non batte il sole, bravissimo. Bravo. Leandro. Bravo. Ti stavo dicendo, non era quella distanza da sponda preoccupante che puoi prendere anche il graffio, no? È controllabile, una palla di pratica comunque. E quindi io quel goccino, di solito la forza la riduci quando hai paura di quel graffio. Però per non secondo me la vedeva, sì. Secondo me la vedeva e quindi doveva andarci di prima. Aumentando la forza a quel punto. E ti scastri quel pallino. Ti fai fermare dal pallino. Esatto. Sì, anche. Perché così alla fine si è messo sotto scacco matto. Al volo dalla lunga. Quindi deve tracciare bene le meridiane Rocco Summa. E Summa perfetto. Esce con eleganza da questa perfetta situazione. Perfetta. Bravo. Che partita che è venuta fuori. Ci prova giustamente, complice anche il punteggio, ha tardato di 18 punti, raddrizzata, mano sul legno per Martinotti, questa volta la brucia. Via la fila di prima, vediamo se torna in difesa, non torna in difesa ma lascia la sua abbastanza attaccata ma attaccabile però da Summa. Ottima match questa point. Steccata di Martinotti. Match point per Rocco Summa. Mancano 8 punti a Rocco Summa. Sono curioso di sentire che cosa ti dirà. Chiedigli di quel traversino di calcio, Rocco, quando vai all'intervista. Di 4 passate, pallino da 4, Rocco Summa. Vediamo se realizza il pallino da 4. Non per lo realizza, niente. Addirittura adesso rimane sotto una potenziale steola. Rocco è fantastico, è un altro che mi porterai a casa, Rocco. No, non l'avrei mai presa neanche pensandoci mezz'ora questa scelta. Me la tirò Martinelli in un quarto di finale del regionale assoluto, a momenti sì, casco 16. Per terra, 16 mi fece, ti ricordi? A momenti casco per terra. Steola, tutto per Martinotti. A rialzare il pallino. La forza è buona.
Sì, però si esce bene di 5 da questa stella. La stella dovrebbe averla fatta. Hai visto l'espressione tra sei pezza di Rocco Summa? Se ci fai replay di questa espressione è bellissimo. Se trovi il replay dell'espressione di Summa, guarda l'espressione di Summa. Se dà palla in mano c'è il pallino lì, no, gioca a prenderla, lui ha paura di lasciarla perché potrebbe perdere partita sul colpo di parabola, a prender palla, bravo Rocco, che uscita, gira a ringaruffare il pallino da tre, bisogna avere la dinamite nel braccio, Io se lo tiro ci vuole l'ambulanza, io la tiro fuori. Questo è il dentro fuori, se ti rimane dentro la fai, se la butti fuori, cioè è fuori. Sai, se fosse... C'è anche Girone? Potrebbe... Allora, torniamo seri. Girone a scambiare i quadrati? Dici. Certo. Non me lo vorrei mica far disegnare. No. Dai, una volta che l'abbiamo detto, i nostri amici a casa capiscono. Sai chi lo batte Girone? E la sua. Se lo sta battendo Girona. E la sua così. Più o meno, L'ha battuto Girona. La sua intercetta il pallino da 4 dopo aver rimpallato sulla lunga in basso. Match point per Summo. Che la scomodità si può mollare anche a pallino da 4. Gioca o angolo di prima o se prende nello spigolo fa Girone. Gioca per il pallino da 4, o angolo subito o girone. Ce n'è troppe. E Summa chiude una partita maiuscola. Grande rimonta di fuori classe Potentino, bravissimo Summa, bravissimo anche Aleandro Martinotti e Nicola, intanto che noi seguiamo gli highlights di questo bellissimo incontro, va a prendere due battute contro da questi due straordinari giocatori. Ed ecco Nicola con Rocco Summa, tutto tuo Nico. Eccomi qua con il vincitore dell'incontro, Rocco. Una grande rimonta, avevamo detto che tu eri un diesel. Infatti hai dato le prime due di vantaggio. Non sono proprio riuscito a concentrarmi, ho fatto proprio fatica. Dopo invece piano, dopo c'è la darata e non ha sbagliato un tiro, ha giocato veramente bene. Comunque l'hai rimessa su un tiro che noi non abbiamo definito assolutamente non banale, quel gancio forte di traversino. 5-40, l'unico. Posso anche toccare il pallino, però dopo, essendo di fortuna, soprattutto la rimanenza, quella abbastanza casuale. Dai. Comunque un Rocco Summa mai banale anche oggi ci ha insegnato altri tiri. Grazie. Non prendiamo Martinotti che è già andato via, a te la linea per la chiusura Gianluca. E allora una grande partita davvero, un bellissimo spettacolo che abbiamo offerto quasi a 2000 persone in diretta qua dal Pala Carrara di Pistoia. Allora noi per quanto riguarda le dirette oggi vi salutiamo, però come vi abbiamo già annunciato, ma vi faccio un riepilogo velocissimo, potrete seguire a brevissimo dalle ore 15 in diretta su Rai Sport HD la partita di Fioravante Vecchione contro Walter Ingegneri, a seguire alle 16:30 sempre in diretta Elio Marberruti contro Erling Siorup, alle 18 Luciano Ciccolella contro Peter De Boas, alle 21:30 Max Gabel contro il nostro David Martinelli e
alle 22:30 Diego Capote contro Run Campe. Noi seguiremo per voi comunque questi incontri, qualora voi vogliate seguirli poi in differita ricollegatevi su Billiard Channel, perché gli stessi incontri che vi ho raccontato ora saranno disponibili sul nostro portale YouTube BC Billiard Channel con il commento mio e di Nicola. Quindi buon pomeriggio di biliardo a tutti e buon mondiale a tutti. Ciao.